Ciao a tutti, sono Mirta Drake e sono qui per parlarvi del mio nuovo romanzo Sospiri e Alchimie. Fa parte della collana Extra Passion Mondadori. È un romanzo che ho amato molto scrivere. È ambientato a Londra negli anni che vanno dal 1847 al 1849 e parla di sospiri e di alchimie. Dei sospiri della passione, dell'alchimia dell'amore, ma anche della vera alchimia. Il personaggio della protagonista, Opal Winters, è molto complicato. Parliamo di una ragazza che, delusa dall'amore in gioventù, ha deciso di restare zitella e di dedicarsi però a trovare un buon partito per la sorella Ambergold. Opal è cresciuta nel quartiere italiano e lì ha vissuto la sua prima delusione d'amore, quando Nicandro Giordano, il ragazzo di cui era innamorata, se n'è andato senza più fare ritorno. Opal ha vissuto diventando sempre più distaccata e gelida, ma dentro di lei si cela un cuore tenero e molto, molto fragile. Definisce il suo mondo un mondo di vetro. Ed è stato proprio Nicandro a renderlo così fragile. Quando il padre scompare in circostanze misteriose, Opal, si ritrova in un improvviso stato di indigenza, ma non vuole certo abbandonare i progetti che ha per l'amata Ambergold. Quindi trova un lavoro remunerativo e il caso vuole che capiti proprio dalla signora Maribel Crowes, intermediaria dell'aldilà, una donna che si dedica a sedute spiritiche, un argomento che in quegli anni era controverso ma di grande fascino. E voi credete negli spiriti, nel sovrannaturale, in quel mondo che percepiamo appena ai margini della nostra conoscenza? Opal non ci ha mai creduto, è molto scettica, eppure si ritroverà a dover mettere in dubbio ogni sua convinzione. Quando finalmente la sua vita sembra scorrere serenamente, il passato torna a bussare alla sua porta e si palesa con gli occhi verdi e magnetici di Nicandro Giordano, il suo amore di gioventù. Ma Nicandro Giordano non è chi dice di essere. Forse nell'intero universo di Opal niente è ciò che sembra, tantomeno lui. Ma la passione che suscita in lei è reale, tangibile e la tormenta. Non solo, perché nella vita di Opal sono entrati molti nuovi personaggi. Ha conosciuto Daniel Devlin, un maggiordomo dai modi bizzarri. Ha conosciuto, come abbiamo detto, la signora Maribel Crowes, una donna carismatica che nasconde moltissimi misteri. Ma ha conosciuto anche Everett Chandler, un ragazzo all'apparenza senza ombre, però rappresenta un grande pericolo, soprattutto perché la sorella sembra essersi invaghita di lui. Opal all'improvviso si ritrova a dover gestire non solo la propria vita, ma anche quella di tutti gli altri che dipendono da lei. E Nicandro Giordano rappresenta un pericolo. Adesso non è più il ragazzo di cui lei andava matta. Adesso è un nemico e loro due sono schierati su fronti diversi, ma qualcosa non ha mai smesso di unirli e quel qualcosa è proprio la passione. Una passione che è come un cavallo selvaggio, facile da trovare, ma difficile da dominare. Opal si ritroverà costretta a decidere se credere all'amore e forse all'impossibile, oppure se credere in se stessa e in ciò che ha sempre ritenuto vero. Nicandro, dal canto suo, non è il classico protagonista eroico, forse vorrebbe esserlo, ma in realtà è scanzonato, simpatico, ironico. E proprio come Opal cela moltissimi segreti e soprattutto una missione che ha cambiato la sua intera vita e il suo modo di essere.
Eppure, in questa Londra ammantata di nebbia e di mistero, i due si ritroveranno insieme a combattere contro l'ignoto e a mettere in dubbio ogni loro certezza. E voi siete pronti a credere all'impossibile e all'alchimia dell'amore?